Il nuovo stadio del Pavia Calcio potrebbe sorgere a San Genesio. Vi mostriamo in esclusiva le immagini del terreno indicato dalle indiscrezioni. Le nostre telecamere a Casteggio per l'emergenza idrica che ha provocato in questi giorni grossi disagi. Vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti. La Guardia di Finanza torna in municipio a Vigevano. Si indagherebbe in merito alla stipula di una polizza assicurativa. Un'auto sfonda l'ingresso di un bar investendo un 38enne e un ragazzo di 18 anni. Attimi di paura è accaduto a Stradella. Sono giunti da tante zone d'Italia per condividere la loro passione per un gioco che non tramonta mai, Mortara per un giorno, capitale del Subbuteo. Pavia è ripartita con successo l'edizione dell'Accademia del Calcio. Allenatori cinesi hanno seguito un percorso di 2 settimane di lezioni. Buonasera, bentornati a Pavia Italia. Il nuovo stadio del Pavia Calcio potrebbe sorgere a San Genesio. Vi mostriamo in esclusiva le immagini del terreno indicato dalle nostre indiscrezioni. Il nuovo stadio del Pavia Calcio potrebbe sorgere su questo terreno, poco fuori dalla città, 40.000 metri quadrati nella zona nord di San Genesio, di fronte al laboratorio di analisi mediche e a ridosso della strada che porta verso Ponte Carate. Non una semplice indiscrezione, visto che i primi contatti con la dirigenza azzurra, come confermato dal consigliere regionale Ciocca, sarebbero già avvenuti. I dirigenti del Pavia hanno iniziato a prendere i primi contatti e riflettere su un interrogativo. Oggi è un interrogativo importante, quello di dire perché questo progetto che oggi Pavia non è in grado di accompagnare non lo sviluppiamo su un territorio importante che è quello del comune di San Genesio. Se il comune di Pavia dorme, sicuramente il comune di San Genesio è ben disposto a investire sugli impianti sportivi. Pavia oggi è lenta, se non ferma in tante progettualità. Il terreno vergine a nord del paese, destinato a servizi, in cambio di un centro sportivo all'avanguardia, che comprenda, oltre allo stadio del Pavia, anche un palazzetto ed una piscina. San Genesio, insomma, mette la freccia e nell'opposizione del capoluogo la preoccupazione cresce, soprattutto alla luce dei primi passi mossi dall'amministrazione De Paoli sul fronte della variante al PGT. Un documento attacca il consigliere dell'NC di Gnutta che nelle sue linee guida evidenzia la volontà di non consumare suolo vergine, mettendo quindi a rischio il progetto stadio. Se guardo le carte e guardo quello che viene detto e affermato riguardo all'allegato C, che è l'allegato più importante, noto senza difficoltà che ci sia una volontà di consumo assoluto di suolo zero, quindi tutte le aree agricole vincolate, quindi io temo sinceramente che si possa di questo passo perdere delle opportunità che sarebbero clamorose. Nessuna preclusione a nuovi impianti sportivi, replica l'assessore all'urbanistica Gualandi, purché sia realmente uno stadio dedicato al calcio e non un centro commerciale. Quelli che sono indicati come verde sportivo, è chiaro che ci si possono fare delle attività sportive, naturalmente che siano attività sportive. Quindi bisogna naturalmente comprendere per quelli che verranno a proporre che cosa sono per loro le attività sportive. È chiaro che uno stadio è uno stadio. Un centro commerciale e un centro commerciale. La cronaca, un'auto sfonda l'ingresso di un bar, 2 persone ferite, attimi di paura a Stradella. Un incidente che poteva avere conseguenze tragiche è accaduto martedì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Stradella, quando una ragazza ha perso il controllo dell'auto finendo in un bar investendo un cliente, rimasto ferito piuttosto seriamente ad una gamba. La dinamica è tuttora al vaglio della Polstrada di Voghera, ma secondo una prima ricostruzione, la giovane, 25 anni, di Bosnasco, avrebbe tentato di superare l'auto che la precedeva, una mini guidata da un 18enne di Portalbera, salvo poi, per cause ancora da chiarire, perdere il controllo della sua punto e sfondare la vetrina del locale gestito da una famiglia di cinesi. Alcuni avventori sarebbero riusciti a scansarsi in tempo, mentre il 38enne, residente a Stradella, è stato investito in pieno. Portato d'urgenza in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato una brutta frattura alla gamba. Illeso, invece, il conducente della Mini, coinvolto solo di striscio nello schianto. Sul posto, oltre ai sanitari e alla Polstrada, i vigili del fuoco di Broni.
E con la cronaca ci spostiamo da Stradella a Nicorvo per dar conto di un episodio accaduto nelle scorse ore. Si tratterebbe di un infortunio in un impianto lavorativo, un incidente infortunio in un impianto lavorativo con una persona coinvolta. Si tratterebbe di un 65enne precipitato. Quindi un infortunio in un impianto lavorativo sulla strada provinciale 6 nel territorio di Nicorvo. Sul posto con la massima urgenza si è recata un'ambulanza da Robbio, uscita inizialmente in codice rosso, quindi in codice di massima urgenza, è rientrato in codice verde. Questo appunto significherebbe che le ferite riportate dall'uomo fortunatamente non sarebbero gravi. È accaduto nelle scorse ore, l'uomo coinvolto ha 65 anni. La cronaca giudiziaria, prima udienza del processo per l'ex presidente di ASM Pavia, Chirichelli. Prima udienza in tribunale a Pavia del processo a carico di Giampaolo Chirichelli, l'ex presidente di ASM Pavia, accusato di peculato per la vicenda dei fondi spariti dalle casse dell'azienda, circa 2 milioni di euro. Oggi il collegio giudicante ha messo la lista dei testimoni della difesa e dell'accusa, poi ha calendarizzato le prossime udienze di un processo che si annuncia comunque piuttosto rapido. Il comune di Pavia e la stessa ASM si sono costituite parti civili chiedendo un risarcimento complessivo che supera il milione di euro. Gli avvocati difensori dell'ex manager Orietta Stella e Salvatore Scuto si sono posti in aula alla richiesta di costituzione, asserendo che la documentazione presentata non era conforme, ma il collegio ha respinto l'opposizione e le parti civili sono state ammesse. L'udienza si è chiusa con la richiesta di scarcerazione di Chirichelli, sulla quale i giudici si sono riservati. Entro la prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione della Corte, con l'ex manager che potrebbe tornare a casa agli arresti domiciliari, dopo più di 4 mesi passati all'interno del carcere di San Vittore a Milano. Chirichelli è l'unico dei 4 imputati ad affrontare un processo pubblico. L'ex presidente di ASM Lavori Luca Filippi e l'ex direttore generale Claudio Tedesi hanno infatti chiesto il rito abbreviato, mentre si attende ancora la decisione del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi di carcere da parte dell'ex contabile Pietro Antoniazzi. Con una segnalazione di cronaca andiamo nel territorio di Villanterio per registrare un incidente che si è verificato lungo la strada provinciale a Villanterio. Un'auto sarebbe uscita fuori strada. Sul posto con la massima urgenza un'ambulanza da Villanterio e un'altra da Lodi, che avrebbero trasportato la persona ferita, avrebbe 24 anni la persona ferita, all'ospedale di Lodi. L'auto sarebbe uscita fuori strada appunto nel territorio di Villanterio. Enti allertati, Polstrada e Vigili del Fuoco. Le nostre telecamere a Casteggio per fare il punto della situazione sull'emergenza idrica che sta provocando in questi giorni grossi disagi ai cittadini. Un'emergenza che sta andando verso la risoluzione. Il Comune infatti ha diramato in queste ore comunicati in cui si dice appunto che l'emergenza, i lavori sono proseguiti, l'emergenza sta andando verso la risoluzione e le scuole giovedì saranno aperte. Ermanno Bidone si è recato proprio a Casteggio. Si rompe la condotta nei pressi della ferrovia e l'intera città rimane senza acqua per 3 lunghi giorni. È accaduto a Casteggio, dove da lunedì migliaia di cittadini sono rimasti praticamente a secco. I disagi sono stati quindi inevitabili. Da lunedì non c'è. Neanche segna di... Presente quando apre che fa... No, non lo fa neanche. Da lunedì che non c'è acqua, senza né preavviso né niente. Ma anche a lavarti tu stesso, cosa fai? I più penalizzati sarebbero stati alcuni residenti della parte alta della città e di alcune frazioni non raggiunti dal servizio di emergenza attivato da ASM per rifornire il serbatoio di Strada Madonna. La stessa municipalizzata vogherese ha messo a disposizione una cisterna per distribuire acqua potabile nei pressi della Certosa Cantù. Hanno fatto 2 stamattina e uno ha detto, signora che era qua, che per stasera ci sarà. Speriamo. Ma pensi che io abito da solo, ma per chi ha famiglia è veramente... L'intervento di riparazione è iniziato già nella giornata di lunedì, ma si è concluso solo nel pomeriggio di mercoledì con la sostituzione di un lungo tratto di tubo da parte della società operativa territoriale di Pavia Acque. Salvo nuovi inconvenienti, la fornitura idrica dovrebbe essere stata quindi riattivata pressoché ovunque, ma i disagi sono stati tali che alcuni consiglieri comunali hanno chiesto di discutere al più presto del problema e di chiedere di predisporre un progetto per rimettere a nuovo gli impianti, in modo che
problemi simili non accadano mai più. Obiettivamente l'amministrazione non è che c'entri più di tanto in questa cosa, perché queste sono cose che possono succedere, però quello che probabilmente è giusto è magari ripensare di rifare una intera rete idrica. Ho fatto un'interpellanza, le persone anziane, i disabili, non è facile gestire cose di questo tipo e giustamente sono cose che bisogna prendere e metterle a posto di sana pianta. La Guardia di Finanza nelle scorse ore è tornata in municipio a Vigevano, sentiamo perché. È durata diverse ore la visita degli uomini della Guardia di Finanza nella sede di Corso Vittorio Emanuele degli uffici comunali di Vigevano. I finanzieri, secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbero compiuto degli accertamenti in merito alla stipula di una polizza assicurativa antincendio. Il contratto era stato annullato in autotutela dallo stesso comune quando, ai primi di marzo, era emerso, in seguito a un normale controllo, che la polizza era stata stipulata a un importo più alto di quello stabilito dal bando di gara per la fornitura. Le offerte in rialzo rispetto alla base d'asta non sono da considerare, in quanto la legge sugli appalti pubblici impone di non superare l'importo fissato. In questo caso era avvenuto invece il contrario e il comune, dopo aver inizialmente concluso il contratto, aveva deciso di annullare tutto. Era però nel frattempo partito un esposto, presentato probabilmente da un dipendente comunale, in base al quale la Guardia di Finanza aveva avviato l'indagine. Si è così giunti alle operazioni delle ultime ore, che hanno visto impegnati diversi uomini delle Fiamme Gialle. I militari della tenenza di Via Galilei avrebbero consultato l'intera documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa e avrebbero anche sentito i dipendenti comunali che facevano parte della commissione aggiudicatrice. Un furgone incastrato sul ponte della Becca ha provocato disagi al traffico. Il furgone sarebbe rimasto bloccato tra le barriere prima di percorrere il ponte. Il mezzo proveniva da Pavia, traffico ovviamente in tilt e disagi nella zona. Questo furgone, appunto, qui stiamo vedendo delle immagini di repertorio, proveniente da Pavia, avrebbe sbattuto contro le barriere prima di imboccare il ponte. L'autista aveva imboccato il ponte dalla parte di Mezzanino riuscendo a passare. Non si tratterebbe di un mezzo pesante. All'uscita verso Linarolo, forse per un errore di manovra, il mezzo ha urtato le barriere rimanendo incastrato. La rimozione è durata circa mezz'ora, periodo durante il quale inevitabilmente il traffico ha avuto pesanti ripercussioni e, come ben sapete voi che ci seguite tutte le sere, non è la prima volta che ci occupiamo di mezzi incastrati nella zona del ponte della Becca. La cronaca adesso invece ci porta a Torrazza Coste. Guardate questo maxi colpo della cosiddetta banda del buco. Anche il grande magazzino del Fai da te, Leroy Merlin di Torrazza Coste, è finito nel mirino dei ladri. La spaccata avrebbe fruttato alla banda di malviventi che ha agito un bottino ingente e procurato danni altrettanto pesanti al punto vendita. Il gruppo di banditi, sembra tutti col volto coperto da sciarpe e passamontagne, ha colpito nella notte di sabato. Dopo aver disattivato il sistema di allarme, la banda è riuscita ad entrare creandosi un varco abbattendo un muro e una volta all'interno si è diretta verso la cassaforte che conteneva l'incasso della giornata. L'importo è ancora da quantificare con precisione, ma è senz'altro ingente, anche alcune decine di migliaia di euro. Dopo, i malviventi si sarebbero diretti al reparto elettricità rubando costose attrezzature. Gravi anche i danni alla struttura. Per rimettere tutto a posto ci vorranno giorni e migliaia di euro. Fino alla fine dei lavori di ripristino sarà una guardia giurata a vegliare di notte sul grande magazzino, la cui attività è comunque prontamente ripresa. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Voghera, che hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e avviato le indagini. Un alto momento istituzionale all'Università di Pavia, in un incontro in cui si è parlato dei 70 anni, un anniversario imminente dalla nascita della Repubblica, una lectio magistralis della vicepresidente della Corte Costituzionale che abbiamo incontrato.
Parleremo evidentemente del referendum del 2 giugno del 1946, l'occasione è celebrare l'anniversario dei 70 anni, con l'occasione faremo anche un riferimento all'anniversario che riguarda l'istituzione che io rappresento, che anch'essa compie un compleanno diverso, 60 anni, e parleremo delle tracce che nel diritto costituzionale, quell'evento che ha portato alla nascita della Repubblica, all'abbandono della monarchia, alla in particolare che cosa significa quell'articolo 139 di chiusura della Costituzione. Quanto è importante, insomma, dialogare e parlare con i ragazzi, continuare a far conoscere la Costituzione? Per me è fondamentale perché sia diffusa la cultura costituzionale, ma è fondamentale anche per noi recepire e ascoltare le loro domande, che ci permettono non solo di riscoprire ciò che già ci pare di conoscere, ma di approfondirlo e di poterlo diffondere nella modalità più adeguata alle nuove generazioni. Rimaniamo a Pavia e torniamo a parlare di ASM Pavia dopo le travagliate vicende delle ultime ore, le dimissioni del presidente Bianchi, poi respinte dal sindaco. Facciamo il punto della situazione, perché comunque all'orizzonte ci sono anche novità importanti da comunicare ai cittadini. Le dimissioni rientrate di Bianchi chiudono almeno per il momento il caso, ma il futuro di ASM si giocherà fin da subito su due piani, uno politico ed un altro amministrativo. «Faccio le valigie, non toglierò trappolone, allusioni e piccole diffamazioni», aveva scritto Bianchi sbattendo la porta. Parole durissime ad evidenziare rapporti ormai insanabili con la consigliera Vinci. Dopo l'approvazione del bilancio, ha spiegato ieri il sindaco, si procederà ad una revisione della governance. La strada, maggioranza PD permettendo, dovrebbe portare all'amministratore unico, cavallo di battaglia del programma elettorale di De Paoli. Ma accanto alla questione politica vi è quella amministrativa, fatta di quotidianità. Il calendario è fitto, venerdì prossimo verrà approvato il bilancio dal CDA, dopodiché si passerà al vaglio dell'assemblea dei soci. Ed anche le critiche mal digerite da Bianchi nelle ultime settimane sui temi del decoro e della differenziata troveranno dai primi di giugno una risposta concreta, con il potenziamento del servizio di spazzamento, grazie a 3 nuovi operatori e 5 mezzi medio-grandi. Uno degli impegni che avevamo preso in sede anche di elaborare quel piccolo aumento della TARI di quest'anno era che quei soldi sarebbero stati usati per tenere Pavia pulita. È quello che succederà, cioè con giugno saranno assunte nuove persone in ASM che saranno proprio destinati allo spazzamento e alla pulizia delle strade. Quindi accanto allo svuotamento dei cestini, che come tutti possono vedere è stato intensificato, avremo finalmente un numero di addetti congruo ai chilometri da pulire. Allora, torniamo per un secondo sulla vicenda emergenza idrica a Casteggio. Come vi abbiamo detto, appunto, come avete visto anche nel servizio, si va verso la risoluzione dell'emergenza. I lavori sono proseguiti in queste ore e il tubo guasto è stato sostituito. Il Comune di Casteggio ha rilasciato diversi aggiornamenti. In uno leggiamo: la rete è in fase di riempimento, i lavori procedono secondo programma, l'acqua arriverà alle abitazioni gradualmente, dovendo riempire i serbatoi con una pressione non eccessiva per evitare ulteriori danni. Le zone del Pistornile, via Vigorelli, Mairano e Limitrofe saranno le ultime a ricevere il servizio, quindi la zona alta di Casteggio, perché è in zona più alta e quindi che necessita maggiore pressione. Giovedì le scuole saranno aperte, quindi confermiamo, viene confermato anche da questo aggiornamento del Comune di Casteggio, l'emergenza idrica va fortunatamente verso la risoluzione e ha provocato in questi giorni, l'avete visto, notevoli disagi ai cittadini. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Vigevano, ci occupiamo delle attività di una importante istituzione, l'Università del Tempo Libero e della Terza Età, perché in Cavallerizza, come da tradizione in questo periodo dell'anno, si fa il saggio di fine anno, quindi lo spettacolo rivolto alla cittadinanza, e ovviamente non potevano mancare le nostre telecamere. E
perché l'università è una realtà importante, in Vigevano sono quasi 800 soci frequentanti, e i diversi corsi, le diverse attività, ci sono 90 insegnanti che svolgono i diversi corsi, l'attività è lungo tutto l'arco di un anno scolastico accademico da ottobre a maggio, e oggi appunto festeggiamo il termine, celebriamo, non so, il termine di questo anno accademico che è stato intensissimo con oltre ai corsi tradizionali anche nuove attività. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Abito a trapezio in pizzo blu con disegni geometrici. Wow, da discoteca. Abito in shantung di seta verde petrolio, gonna godè, stile anni 50-60. Rosanna, elegantissima in un tailleur nero in matelassé, gonna con spacco e giacca, stile Coco Chanel. Ma il mio saluto vuole essere sempre e soprattutto un ringraziamento perché la vostra è un'associazione che fa tantissimo all'interno della città, grazie al vostro entusiasmo, grazie alla vostra voglia di fare, riuscite sempre a coinvolgere tantissime persone. E da Vigevano andiamo a Mortara. Pensate, sono giunti da tutta Italia giocatori appassionati di un gioco che, diciamo la verità, non tramonta mai, malgrado la tecnologia, malgrado le generazioni, il subbuteo. E per un giorno Mortara è stata, con un torneo nazionale, capitale del subbuteo. Telespettatori di Telepavia, benvenuti, benvenuti a Mortara, guardate che meraviglia, abbiamo il nostro torneo nazionale di subbuteo, la Coppa Franco Longobarda. Anche quest'anno l'OSC Subbuteo Club Mortara ha organizzato un torneo meraviglioso, c'è gente che sta arrivando, è arrivata da tutta Italia. Abbiamo qua il presidente e il vicepresidente dell'OSC Mortara. È molto facile ricordare i nomi perché ci chiamiamo tutti e due Mauro. Oggi è stata ed è ancora una grande giornata di subbuteo, dove a Mortara abbiamo radunato diversi club di quasi tutta Italia. Abbiamo ricevuto come ospiti anche delle persone da Nocera e quindi si sta creando una giornata di gioco e di congregazione tra diverse persone. Il subbuteo è la grande nostra passione dei nostri anni, di quando eravamo giovani, e che ultimamente siamo riusciti ad organizzarci insieme con vecchi amici di 35 anni fa. Allora, buonasera a tutti, noi veniamo da Nocera Inferiore e abbiamo creato circa un anno fa questo nuovo club, Club Nocerini. La notizia bella è che prima di arrivare a Mortara e fare questo torneo, il 10 maggio siamo stati finalmente riconosciuti come Old Subbuteo. I progetti è portare sul Lago d'Orta un OSC riconosciuto, in modo tale che anche nella provincia di Novara, nella provincia di Verbania, ci possa essere un riferimento per tutti gli appassionati che storicamente ci sono. Un saluto agli amici nocerini, ma agli amici amiconi di Mortara. Una grande sorpresa, è bellissimo, è stato bello, sarà ancora bello perché penso continuerà.
vi aspettiamo a Nocera. E noi ci fermiamo due minuti, ripartiamo subito dopo. Lo sport, ripartiamo dal Pavia Calcio, successo per la nuova edizione dell'Accademia del Calcio. Questi allenatori che lavorano in Cina, in società, e lavorano con ragazzi che vanno dai 6 ai 12 anni, è mirato al lavoro sulla tecnica calcistica, la tattica di gioco, le caratteristiche metodologiche del lavoro e alla psicologia sportiva. Il livello tecnico dei ragazzi è molto alto e stanno lavorando molto bene su lavori didattici creati apposta per lavorare sia su una lezione frontale che su una lezione creata su esercitazioni tecniche, dove loro direttamente operano gli esercizi proposti. I nostri istruttori di Ajax sono tutti preparati e sono professionisti, e comunque vedo che il lavoro del dettaglio, e soprattutto nel dettaglio, che all'attenzione sui bambini è la cosa più importante che abbiamo notato. La popolazione calcistica dei bambini cinesi è una quantità grossa, e quindi stavolta in Italia possiamo imparare come far appassionarsi al calcio per bambini cinesi, quindi cerchiamo di modo e maniera di appassionarsi al calcio per bambini. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, rimanete ovviamente su Telepavia.